Ciao a tutti ragazzi, ben trovati da Chris in questo nuovo video. Come avete visto, avete tutti saputo, quindi che poi sono io che arrivo in ritardo, scusatemi col lavoro, e Dzeko rinnova con la Roma. Tanti motivi per questo mancato arrivo. Marotta più di 15 non voleva dare, è sempre quella è stata la linea dell'Inter, e di più non si poteva dare per un giocatore di quell'età. Poi era scadenza, poi si dice che adesso era la moglie che ha fatto il forcing perché lo restasse, le parole del suo procuratore ha detto che egli comunque non poteva aspettare la decisione di un Icardi qualsiasi, insomma questo tira e molla, si aspettava magari l'incastro, che Icardi da una parte, un altro giocatore da un'altra parte, Dzeko con questi famosi scambi, e patatine se ne possono dire di tanti. Certo è che si è andato per le lunghe, certo è che a giugno sembrava fatta per 15 milioni più Vergani, e poi andando per le lunghe, e poi il giocatore si è convinto di restare. Il suo procuratore Martina ha detto chiaramente che lui voleva venire all'Inter, che c'era questa possibilità per giocare la Champions League, che appunto in queste possibilità poi non si poteva aspettare, c'era troppo da aspettare, c'era ancora da aspettare qualche giorno, ha detto. E da qui poi la novità che 3 giorni fa hanno cominciato i negoziati per rinnovare il contratto, l'ha rinnovato, quindi secondo me l'Inter sapeva di questa cosa, sono stati messi anche al corrente, non è che questi si svegliano la mattina e dicono abbiamo rinnovato, no, secondo me l'Inter lo sapeva, l'Inter delle parole del procuratore emergono questi fatti, quindi dovrebbe far riflettere. Ho visto molti colleghi sul tubo, come Metalo, come Luigi, che saluto, che dicono che abbiamo preso nel culetto. Io non penso che l'Inter la prenda nel culetto. Chiaro che quello era un giocatore che voleva Conte. Conte sarà stato informato. Non penso che una squadra come l'Inter non abbia un piano B, quindi e poi ci arriviamo con i giocatori che ci sono accostati, chi potrebbe arrivare, l'ultimo nome addirittura clamoroso potrebbe essere anche pure Jovic, che non è ben inviso a Zidane, che è arrivato prima che arrivasse Zidane, però vabbè, tante cose, una cosa che si è detto sui giornali, questa qua di Jovic, prima che altri vanno a dire che l'avevano detto, già uscita sui giornali giorni e giorni e giorni addietro, anche settimana scorsa se ne parlava di questa cosa. Vediamo, insomma, io notando tutto il pessimismo di molti tifosi interisti, adesso c'è addirittura chi dice teniamoci Icardi a questo punto, ma come, fino adesso la maggior parte voleva mandarlo via, mo teniamoci Icardi, è l'uomo di esperienza, ma quando una società come l'Inter si è esposta in quella maniera che ha fatto, dicendo che fa più parte del progetto, che non resterà più, cioè, trovo veramente inverosimile pensare e dire che l'Inter possa cambiare idea e dire ci teniamo Icardi, non credo proprio. Icardi sta ritardando la sua scelta, perché vuoi che aspetta la Juve, vuoi che fa il suo gioco, quindi ci fa perdere tempo, magari adesso starà pure godendo che l'abbiamo preso Dzeko, va bene, andremo su altri lidi. I giocatori ci sono accostati, ci sono dei giocatori, ma io ho letto di 5-6 giocatori più sempre più il probabile scambio che prende forza, secondo me, Dybala Icardi, perché va bene per tutte le squadre, perché la Juve ha le pezze al culo, nel senso che per il fair play, per quella famosa cosa che vi dissi tempo fa quando c'era la storia di Lukaku, come ha detto che era un coglione, che era un cuoco, e comunque per restare nei parametri del fair play finanziario, tra entrate, quindi quello che è una squadra, i ricavi di una squadra, e la gestione della rosa tra acquisti, prestiti, monte salariale, non puoi passare oltrepassare il 70% della soglia appunto dei ricavi, altrimenti incappi in quella cosa che si dice soglia virtuosa, cioè quindi che tu oltrepassi il 70% di questa soglia che è permessa, quindi tra ricavi e gestione della rosa, e da là devi poi vendere e far plusvalenze per rientrare nei parametri, perché sforresti il fair play finanziario. Quindi la Juve, prima di acquistare in questo momento, deve più che altro sfoltire e fare plusvalenze. Quindi i vari che dirà, adesso si vede Rugani, andando a destra manca,
Matuidi, adesso un ultimo anche Emre Can, dicono potrebbe essere un'uscita se arrivasse un insomma non si sa, devono vendere. La verità è che loro si ritrovano con Higuain in squadra, Higuain resta. Tutti dire l'Inter è nella merda, cioè il titolo tutto sport che è questo sono i giornalai, non le notizie di queste cose qua vanno difese, nessuno ne ha parlato. Tutto sport cosa dice? Zeko manda i cardi da Juve. Zeko manda i cardi da Juve. Ma guardate che secondo me, se andiamo veramente bene a vedere sotto sotto, chi nella merda adesso è la Roma, che ha fatto questo fronte comune con c'è la Roma, la Juve che ha fatto questo fronte comune con la Roma, perché non volevano farci venire Zeko, queste cagate qua, la loro alleanza, e in effetti loro volevano dare Higuain alla Roma, Higuain è sempre, si trovano adesso in quadra, Higuain, Mandzukic, Dybala. E il Bayern Monaco ha preso Pelc, starebbe prendendo pure Coutinho, e quindi Mandzukic è forse un'altra selezione che perde, dove può andare Mandzukic? Quindi cioè dire che sia l'Inter a prendere il culo, non credo. C'è Llorente che è a zero, che è uno dei papabili, c'è Timo Werner che è molto bravo secondo me, però lui dice che si è promesso Bayern Monaco per andare a zero il prossimo anno, ma le cose possono cambiarsi, può tentare lui. C'è Alexis Sanchez che potrebbe uscire anche in prestito secondo me, visto che non lo vogliono più lo United. C'è Llorente, l'abbiamo detto, si parla di Anti Rebic addirittura, ma poi Milik al limite se Icardi va a Napoli, poi il famoso scambio Dybala Icardi e poi qualche voce che ci accosta pure Jovic che inviso il Zidane, che non ci vuole puntare, quindi secondo me se vai là con un prestito alto, tipo 20, 25, 30 milioni, magari perché no, magari te lo danno, poi perché tu fai un prestito di 20, 25 milioni, non è che poi con tutto il riscatto non lo prendi l'anno dopo, no? Saresti indeficiente. Potrebbe essere una cosa di questo tipo, insomma, vedremo, i nomi sono quelli, Sanchez, Tino, Werner, Llorente, Rebic, Milik, si parla di Zapata, si parla pure di Jovic e il famoso scambio di Dybala e Icardi, che poi alla fine più passa il tempo più si rafforza questa ipotesi. Alla fine non sto dicendo che domani adesso si fa lo scambio, però continuando di questo passo, i giorni passano, oggi manca 15 giorni alla fine del mercato, alla fine ti trovi cosa puoi dire, cosa facciamo adesso, 2 più 2 fa 4, io devo fare plusvalenze. Ecco perché vi dicevo che la famosa operazione Lukaku di Dybala non era una copertura per prendere Pogba, era veramente perché loro mettevano a posto così il loro bilancio, prendevano Lukaku, comunque che era un giocatore bravo, che andava benissimo nel gioco insieme a Ronaldo, altro che quelli che dicevano che non ci può stare bene, ci andava benissimo, perché comunque apre spazi così, Ronaldo che ti parte dalla sinistra, sfrutta movimenti, gli spazi che apre Lukaku e va a nozze. Icardi alla Juve questo lavoro non può farlo, ovunque vada, farà un altro tipo di gioco, quindi Lukaku andava bene con CR7 secondo me, non che non andasse bene, quindi quella persona era volta a far cosa? Mettere a posto il bilancio, perché Davide Dybala scambio alla pari o quasi con Lukaku, quindi plusvalenza per tutte e due, ti prendevi un buon giocatore che andava bene pure con un CR7, in più bloccavi l'Inter, altro che era lì per prendere Paul Pogba, no, non è nata così la cosa. E avete visto che con Zeko, che era fatto, tutti l'hanno fatto, arriva, vuoi per una cosa, vuoi per un'altra, non è arrivato, quindi sono quelle cose che il mercato ci riserva, quindi quelli delle fonti, delle fontine, sappiano anche loro che non devono sempre dire, cioè, non date sempre ufficialità, pensateci bene, insomma, diciamo, andate molto vicino, però dare ufficialità, dopo farvi dire ho sbagliato, a cipalippa, così è facile. Questo era quanto si doveva dire. Quindi lo scambio, secondo me, Dybala e Icardi, più passa il tempo, più prende forza, perché metti a posto, uno, i bilanci della Juve, assolutamente, perché comunque prendi Icardi, quello che vuoi, vuoi rinforzi la squadra avversaria, se non sei riuscito a piazzarlo altra maniera, o meno che non ci siano uscite in questi ultimi giorni, tipo, che ne so io, escono gli altri giocatori, ma poi la Juve comunque c'ha Higuain che non lo voleva, c'ha Mandzukic che non lo voleva, c'hanno Matuidi da buttare fuori, c'ha dei giocatori da mandare via, quindi non lo so adesso. Mettiamo che fanno fatica a vedere questi giocatori, alla fine è un giocamento che ci sta benissimo, fermo restando che si dica adesso che Icardi stia aprendo veramente al Napoli, e andrebbe anche al Napoli,
e mi sta bene scambiarlo con Milik o avere più soldi per prendere un centrocampista, boh, che penso sia più Vidal che Milinkovic-Savic, assolutamente. Poi il calcio è bello, il mercato è bello, che ci sono tante sorprese. Ragazzi, questo volevo dirvi, ci vediamo alla prossima e vediamo cosa succede. E tra 8 giorni è campionato. Ciao ragazzi.